a questo nuovo video dei prodotti terminati per quanto riguarda il beauty e la pulizia di igiene della persona per quanto del mese di gennaio. Allora, partiamo subito dal primo prodotto che è l'acqua micellare della Garnier, che io ho adorato. Questa qua è quella per peli normali miste, mi è piaciuta tantissimo, la riprenderò sicuramente perché pulisce molto molto bene il viso, profondamente, elimina qualsiasi tipo di make up e traccia di trucco di ogni tipo, quindi è veramente qualcosa di straordinario ed è un prodotto promosso. Poi ho terminato questo bagno schiuma della Neutromed, che ne avevo già parlato perché mi è piaciuto tantissimo, ed è ai fiori di Monoi, proprio veramente buono buono e con olio d'argan, molto molto esotico, molto estivo, però l'ho ripreso perché mi fa impazzire. Prodotto promosso. Poi ho terminato questo trattamento istantaneo per i capelli della Fructis. È un prodotto veramente molto buono. Avevo già preso l'impacco, la maschera, e mi era piaciuta molto. Devo dire che lascia i capelli veramente molto districati. È un prodotto che comunque proprio per i capelli danneggiati e fragili è un trattamento veramente rivitalizzante ed è ottimo. È praticamente da sciacquare come una maschera ed è un prodotto che vi posso assolutamente consigliare se avete i capelli più... Vi posso assolutamente consigliare se avete capelli piuttosto secchi. Oltretutto non appesantisce. Quindi prodotto promosso. Poi ho terminato questo bagno schiuma della Nidra. È un bagno schiuma che ho utilizzato per tantissimi anni, mia mamma lo prendeva spesso ed è una profumazione alla Nidra che veramente sta di pulito, di saponetta. È proprio questo profumo molto molto intenso di pulito, ultra ultra delicato, e l'ho voluto riprendere dopo tantissimi anni e devo dire che l'effetto è sempre lo stesso, quello di avere proprio quella sensazione di pulito estremo, quindi è un prodotto assolutamente promosso. Poi ho terminato questo detergente per il viso della Sien. È un prodotto promosso perché in realtà è un medio detergente, niente di eclatante, però comunque pulisce abbastanza bene, lava abbastanza bene il viso, però mi ha un po' stufato. In realtà sto provando qualcosa di meglio che poi vi farò vedere e quindi in questo momento mi sento di accantonare un po' questo detergente e prendere qualcosa di diverso. Però comunque è un prodotto promosso perché è un medio detergente che comunque lava abbastanza bene il viso. Poi ho terminato questa crema per le mani della Sien con vitamina E e con fattore protettivo 10. Devo dire che questa crema qua, per il costo che ha, che viene veramente 1 euro, è buonissima perché è comunque molto molto ricca, molto idratante, lascia le mani molto irrigate, quindi io l'ho presa già diverse volte e sicuramente la riprenderò perché ha un ottimo prezzo ed è una buona crema perché lascia veramente le mani morbide, idratate ed è proprio, ha proprio un effetto anti-età, quindi è un prodotto promosso. Se siete in cerca di una crema idratante molto nutriente per le mani che ha un prezzo minimo, ve la consiglio. Questa qua la trovate da Lidl. Poi ho terminato questa ricarica della Dove di sapone, ed è il sapone che mi piace tantissimo della Dove, che è il Go Fresh. È buonissimo, molto fresco, molto estivo, intenso, fa proprio star bene come profumazione e quindi è un prodotto assolutissimamente promosso, sapone per le mani. Poi ho terminato quest'acqua profumata al Monoi della Polinesia, l'ho presa lunga quest'estate e l'ho finita proprio in questi ultimi tempi perché ce n'era pochissimo, ho detto beh la finiamo, anche se in realtà veramente il Monoi è un profumo molto molto estivo, l'ho utilizzata tantissimo in vacanza ed è un prodotto assolutissimamente promosso. Monoi mi piace un sacco, sa proprio d'estate e ho terminata perché ce n'era veramente poca, sicuramente ne prenderò un'altra e credo che prenderò quella della Yves Rocher che ha preso mia mamma ed è buonissima, però questo è un prodotto assolutissimamente promosso. Poi ho terminato questa crema corpo biologica della Omia all'aloe vera, è un ottimo prodotto, buonissimo, senza parabeni, senza minerali, senza peg e siliconi, è veramente un prodotto straordinario. L'ho utilizzato sulle mani, sul corpo e
Poi, non ci crederete, ma l'ho utilizzato anche sulla testa dei bambini, l'andavo a mettere quando gli facevo la cresta sui capelli, perché comunque è un prodotto straordinario, tiene bene e non è un gel che sinceramente vorrei utilizzare sui loro capelli, anche non adesso, se cominciamo adesso col gel voglio dire no, assolutamente no. Prodotto promosso, un ottimo prodotto, ne vale la pena prenderlo perché è veramente straordinario. Poi ho terminato queste salviette intime della marca Esselunga, hanno una profumazione buonissima, mi piace molto, molto molto delicata, e sono con calendula e camomilla, sono un prodotto promosso, mi piacciono tantissimo e quindi le riprenderò sicuramente, promosse. Poi ho terminato queste salviette struccanti della Isire che ho preso da Lidl, sì. Mi piacciono molto, sono senza profumo, struccano molto bene e sono molto molto delicate, quindi ve le consiglio, io ho preso queste qua per le pelli sensibili. Promosse. Poi ho terminato questa maschera viso purificante della Delidea, che è una marca biologica che ho preso da Tigotà. Sono molto buone, le vendono due, sono monodose, sono due e mi piacciono tantissimo. Questa qua è una maschera purificante e contiene mela verde, comunque è buonissimissima. Ma porca miseria. Poi ho terminato questa maschera purificante della Seven, che sono tutte mascherine molto molto buone. Questa qua è un frullato di frutta, è buonissima, ve la straconsiglio. Ne ho provata anche un'altra che era molto diversa, ma sono entrambe buonissime. E questa qua è bella grande, quindi è un prodotto di 20 grammi. E si può fare praticamente 3 volte circa, quindi è un prodotto assolutissimamente promosso. Poi ho terminato questi dischetti della Sien che mi piacciono tantissimo, sono 150 e sono super economici perché vengono forse mi pare 1 euro. Sono 3 dischetti per rimuovere il trucco che mi piacciono di più, quindi sono un prodotto assolutissimamente promosso. Ho terminato e boccio assolutissimamente, li boccio, le boccio, le boccio, anche se erano veramente tanto tanto buone, e sono questo profumatore per gli armadi che ho preso a Maison du Monde. Allora, devo dire che a primo acchito ha un profumo buonissimo, ma in realtà dura assolutissimamente poco. L'ho sentito forse per 2 o 3 giorni e poi è svanito nel nulla, ce l'avevo nell'armadio, ho detto adesso lo butto e lo boccio, perché non ne vale la pena, assolutamente bocciato. Poi ho terminato questo sfogliante per il viso della Yves Rocher, la marca si chiama Hydra Vegetal, è molto delicato sul viso, mi è piaciuto ed è un campione che mi ha dato da provare, quindi penso che lo prenderò. Promosso. Poi ho terminato la Long Lasting di Essence, che è la mia matita ormai preferita, che mi piace tantissimo ed è un prodotto assolutissimamente promosso, tiene molto bene ed è un nero nero di questa matita veramente molto molto intenso, quindi è un prodotto promosso. Poi ho terminato questo dentifricio della Z3 di White. Allora, non mi è piaciuto perché ha questo colore bluastro che adesso non si vede più, che a me dava proprio un gran fastidio, perché a me questi dentifrici qua che vanno a sbiancare, che sono questo fassone blu, mi fanno schifo, non mi piacciono, quindi è un prodotto acciato. Per finire ho terminato queste salviette della Fissan, che avevo preso sia per me che per Riccardo, le ho trovate a un'offerta mega e sono veramente molto buone, sono con aloe vera, olio di mandorla, calendula e camomilla, sono super 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 delicate, secondo me sono le più buone in assoluto della Fissan, quindi è un prodotto super promosso. Allora, il mio sacchetto anche questo mese si è svuotato finalmente, posso buttare tutto, non vedevo l'ora. Tra l'altro c'ho ancora da eliminare il sacchetto del cibo, dei promossi bocciati e il sacchetto dei detersivi che sta esplodendo. Questo video è terminato, io vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!